Il prompt è la richiesta scritta che si deve inserire nell'interfaccia per Stable Diffusion, in questo caso, ma in generale per qualunque intelligenza artificiale generativa, per arrivare a ottenere l'immagine che si desidera. In questo caso il mio prompt è una mela sopra un tavolo, in inglese ovviamente, e magari vedremo dopo il motivo di questa necessità. Stable Diffusion sa che cos'è una mela, sa che cos'è un tavolo, ma sa anche qual è la relazione mela sopra il tavolo. Infatti, quando faccio partire la generazione dell'immagine, ottengo correttamente una mela sopra un tavolo. Conosce anche la relazione una mela sotto il tavolo. Infatti, se lancio l'esecuzione di questa richiesta, è una mela effettivamente sotto il tavolo, sotto il piano del tavolo. Non conosce però una relazione come un tavolo sopra una mela. Infatti, che è un modo alternativo di dire una mela sotto il tavolo. Infatti, se faccio questa richiesta e la faccio generare, quello che ottengo è una mela, o in questo caso due, sopra un tavolo. Perché? Perché non conosce qual è questa relazione, non capisce la relazione di un tavolo sopra una mela. Da dove arrivano i prompt? Da dove arrivano anche le relazioni che Stable Diffusion o una qualunque intelligenza artificiale generativa riconosce? Bisogna fare un passo indietro, forse anche uno e mezzo, e bisogna andare a guardare i dataset. Ricordo, sono quei grandissimi insiemi di immagini utilizzati per istruire appunto le intelligenze artificiali generative come Stable Diffusion, Midjourney e così via. Come esempio prendo questo dataset, l'Open Images Dataset Version 7, che è il dataset creato da Google. Contiene circa 9 milioni di immagini. In realtà non si tratta solo di immagini, ma si tratta di immagini che devono essere descritte. E le descrizioni sono abbastanza complesse. Questo è un esempio preso dal dataset che ho fatto vedere prima, quello di Google. Si comincia con una descrizione generica. In questo caso la descrizione è: questa è una vecchia foto in bianco e nero, ci sono quattro persone che stanno in piedi, tengono degli strumenti musicali. Dietro queste persone ci sono degli alberi, una finestra e una casa. E poi si vede all'interno della foto, si vedono diversi tratti e rappresentano i diversi modi di andare a evidenziare degli elementi. Ad esempio, adesso ho pulito l'immagine, vado ad aggiungere una per una. Ecco, queste qui sono le label dell'intera immagine, per cui ci sono tutta una serie di, vedete, sostanzialmente se vogliamo sono le tag delle foto che pubblichiamo su Facebook, se vogliamo fare un parallelo. Questi rettangoli evidenziano alcuni elementi, per esempio le donne, gli uomini, chitarre, gli abiti, il banjo. Ecco, questi elementi, questi rettangoli, quelli tratteggiati, rappresentano delle relazioni. In questo caso qui c'è il banjo, qui questo è il rettangolo dell'uomo, ma questa è il rettangolo che evidenzia un uomo che tiene una chitarra. L'uomo che tiene la chitarra e a sinistra c'è anche la donna che tiene la chitarra. Quindi le relazioni, il concetto di quali siano le relazioni, Stable Diffusion e qualunque altra intelligenza artificiale generativa, le impara, le conosce appunto da questo tipo di descrizioni delle immagini dei dataset. Tornando all'esempio iniziale della mela e del tavolo, la mela sopra il tavolo, sotto il tavolo sopra la mela, eccetera, eccetera, no? Quello che avevo fatto all'inizio, nel dataset di istruzione di Stable Diffusion, la relazione che è stata usata è mela sopra il tavolo oppure mela sotto il tavolo. Non si usa dire un tavolo sopra una mela, non è modo di dire che si usa, né in italiano né in inglese. Quindi è abbastanza ovvio, credo, a questo punto, capire perché Stable Diffusion non ha saputo capire quando gli ho chiesto
fammi un tavolo sopra una mela, non ha saputo crearmi un'immagine coerente con la mia richiesta, perché non ha capito cosa gli stavo chiedendo. Ecco, in questa modalità vengono evidenziati, seguendo il profilo, gli elementi, per esempio abiti, lo strumento musicale, la chitarra e così via. Questi sono gli elementi, identificati tramite dei singoli punti. Ecco, questa è la modalità forse più curiosa. Allora, sostanzialmente questa linea così arzigogolata rappresenta il movimento, del puntatore del mouse. Ecco, vedete, parte da qua. E il movimento di del mouse, del puntatore del mouse, è tracciato mentre la persona, racconta quello che sta vedendo. Per cui, tenete conto, questa qui è il puntatore ed è all'inizio del movimento. Lisa, hoy la tengo escuchando justo como está mi mejor iPhone Music Instrument behind the people, but please. Allora, è un modo, ovviamente questa modalità, le generali descrizioni delle immagini che poi devono essere passate all'intelligenza artificiale per istruirla, è una procedura abbastanza complessa che richiede parecchi soldi, coinvolge parecchie persone e di risorse hardware per poter far lavorare, l'intelligenza artificiale. Tutti questi commenti, avete visto, sono scritti in inglese. In questo caso, questo dataset è solo in inglese. Lei ha un 5B che è quello più grosso, quello che contiene le tracce, diciamo, di quasi 6 miliardi di immagini. Diciamo, di queste quasi 6 miliardi di immagini, circa la metà sono descritte in inglese. La restante metà del dataset, quindi circa 3 miliardi di immagini, in realtà si contende, un centinaio di lingue restanti. Allora, è possibile fare una richiesta, fare un prompt in italiano e, Stable Diffusion o qualunque altra intelligenza artificiale generativa, ovviamente addestrata con Leon 5B, la capisce abbastanza, però appunto abbastanza. Se si vuole un lavoro fatto bene, cercare di farsi capire bene dall'intelligenza artificiale, diciamo che di fatto è necessario utilizzare l'inglese. Questa è un'altra immagine contenuta sempre, nel dataset di Google. In questo caso qui ho attivato solo la presentazione, diciamo, con i rettangoli, che serve sostanzialmente per evidenziare appunto gli elementi. In questo caso un uomo. Un altro uomo, perché vedete, questa figura umana in realtà si allarga fino a qua. Abiti, strumento musicale, microfono e così via. Questa è la descrizione, il titolo, Human Condition Live. Allora, probabilmente qualcuno penserà, ma non si è accorto che sta facendo vedere un'immagine con un watermark. In realtà sì, me ne sono accorto, so benissimo, anzi l'ho scelto apposta, perché questa non è un'immagine rubata. Il dataset di Google è basato su immagini, che stanno in Flickr, o meglio, è basato su un sottoinsieme di immagini che stanno in Flickr, perché in questo dataset sono contenute, le immagini che hanno una particolare licenza all'interno di Flickr. Andiamo a vedere l'immagine originale. Ecco, vedete, qui sotto c'è il titolo, ma c'è anche l'autore, la licenza e questi qui sono i link. Questa è l'immagine. Quindi si tratta di un concerto di Human Condition Live. Questo qui è il titolo, della foto, ma è anche quello che viene riportato come descrizione generale nel dataset di Google. Ecco, questa qui è una cosa, diciamo, da tenere a mente. Quindi la descrizione generale è il titolo che il fotografo ha dato quando ha inserito la sua immagine, la sua foto all'interno di Flickr.
Il tipo di licenza con cui Robert Bégil ha inserito questa immagine è questa. L'ha inserita con una licenza Creative Commons. E adesso mettiamo in italiano così si capisce meglio. Io che arrivo sulla pagina di quel fotografo su Flickr, posso riprodurre, distribuire, comunicare al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire, recitare questo materiale con questo mezzo formato. Cioè sostanzialmente posso prenderlo e remixarlo, trasformare il materiale e basare su di esso le mie opere per qualsiasi fine, anche commerciale. La richiesta è che chi usa le immagini di Robert Bégil pubblicate su Flickr debba fare una menzione della paternità dell'autore, per cui dire che quelle immagini sono di quel fotografo e deve anche riportare il link alla licenza. Direi che questo fa capire perché non è vero che in generale le intelligenze artificiali hanno rubato le immagini. Ce ne sono molti dataset che sono stati riempiti, sono stati creati utilizzando immagini in modo assolutamente lecito. Qualcuno come Lion5B è passato a strascico nella rete a raccogliere le immagini, ma questo non implica per forza che quello che ha fatto sia illegale. Infatti c'è stato un fotografo che ha denunciato Lion perché ha trovato all'interno del suo database di Lion ha trovato delle sue immagini e quindi ha denunciato Lion dicendo dovete cancellare le mie immagini. Il fotografo è lui, è un nome tedesco, non so pronunciarlo. E non è finita come si aspettava il fotografo e non è finita neanche molto bene per lui in effetti. Perché? Perché la risposta di Lion è stata guardi, ci dispiace ma noi non abbiamo un database di immagini quindi non possiamo cancellare nessuna immagine. E noi abbiamo dei link, nel nostro database sono contenuti dei link alle immagini che sono pubbliche in rete e quindi non possiamo cancellare niente. E questo è permesso dalle leggi tedesche ed europee, sostengono quelli di Lion. Non è finita lì. Poco dopo Lion ha inviato tramite avvocati una richiesta di 887 euro di rifusione danni, credo, per una richiesta ingiustificata perché per rispondere in modo corretto ed esaustivo alla richiesta del fotografo hanno dovuto fare delle azioni che all'azienda Lion sono costate e quindi hanno chiesto la rifusione del danno. Al momento attuale il fotografo si è rifiutato di pagare e c'è una causa in ballo. Quindi bisogna aspettare di vedere che cosa deciderà la corte. Ma torniamo al nostro prompt. Come funziona la creazione di un'immagine? Allora, Stable Diffusion, ripeto, Stable Diffusion è qualunque altra intelligenza artificiale generativa, eccetera, eccetera, eccetera. Quando gli viene sottoposto un prompt, cosa fa? Prende la frase, l'analizza e cerca di trovare le parole chiave. In questo caso, tavolo, mela e sopra. Una volta capite quali sono le parole chiave, poi cerca di capire appunto anche le relazioni. E una volta fatta questa analisi, fa una cosa molto interessante. E cioè spezza il prompt nelle sue parti costitutive, che vengono chiamate token. E se vogliamo possiamo immaginare che i token siano delle specie di sillabe. Non è vero, non corrispondono alle sillabe, diciamo che sono le costituenti minime matematiche dei prompt, per cui spezza i prompt nelle sue costituenti minime, tutta una serie di token, e prende la rappresentazione matematica di questi token e genera un'immagine caotica. Faccio vedere un esempio. Qui faccio vedere la generazione di un'immagine di una mela sopra un tavolo. L'interfaccia è diversa perché ho usato Invoke, che è un'altra delle interfacce che permettono di lavorare su Stable Diffusion. Ecco,
Ecco, questa immagine apparentemente caotica è l'immagine da cui parte per andare poi a generare l'immagine della mela sul tavolo. Questa immagine caotica in realtà è la rappresentazione grafica, è lo spezzettamento in token del prompt ed è la, diciamo, l'immagine di partenza da cui parte per poi andare pian piano ad ottenere, nei vari passaggi, ad ottenere l'immagine finale. Dicevo prima, i token sono gli elementi minimi e non corrispondono alle sillabe. Qui in alto c'è questa coppia di numeri, fanno capire quanti token stiamo utilizzando. C'è una cosa da dire, qui vedete dice 0 su 75, perché 75? Allora, 75 era il numero massimo di token che si poteva utilizzare con Stable Diffusion nella prima versione, Stable Diffusion 1. Poi questo limite è stato superato. Con Automatic 11.11 si può tranquillamente andare bene, molto oltre questo numero. Però che cosa succede? Se io inserisco un prompt che come lunghezza è 150 token, non mi va ad analizzare un prompt di 150 token, ma Automatic 11.11 spezza in due parti di 75 token l'una la richiesta e il prompt, inizia a lavorare separatamente le due parti per poi unirle prima di andare a generare l'immagine caotica che si è visto prima. È possibile andare a vedere a che cosa corrispondono di token. Per esempio, io scrivo la lettera A. La lettera A, un token fatto di lettere A è da 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ecco, 6 A costituiscono un token. Però non si deve pensare che i token siano fatti da pezzi di 6 lettere, perché per esempio se uso la lettera B, 1, 2, 3, 4, vedete, il token fatto con la lettera B è lungo 3, dipende anche dalla lunghezza delle parole, è un discorso un pochino più specialistico, mettiamola così, quindi non c'entro. Come inizio del discorso sul prompt può bastare. Comunque le parole chiave che il sistema riconosce sono essenzialmente quelle che si trovano nelle descrizioni delle immagini messe nei dataset. È una descrizione abbastanza ampia, nel senso che può essere il titolo della foto messa caricata in internet, può essere la descrizione dei singoli elementi, possono essere l'equivalente degli hashtag che noi inseriamo quando pubblichiamo, però è da lì che arrivano le parole chiave. Ed è abbastanza ovvio, credo, che se ci sono delle parole che non vengono usate nelle descrizioni dell'immagine del dataset, poi l'intelligenza artificiale non sappia riconoscerla. Per cui, quando si costruisce un prompt, bisogna ragionare su, anche tenendo conto di questo aspetto. La costruzione del prompt non è una cosa molto semplice. La tendenza che si ha è di andare verso il cosiddetto linguaggio naturale, per cui per esempio voglio una mela su un tavolo, il tavolo deve essere un vecchio tavolo di legno e così via, la mela la voglio rossa e deve essere molto sugosa. Ovviamente penso che sia ovvio a questo punto qui. Quando si scrive un prompt, se si scrive in modo abbastanza così prolisso, ci sono delle parole che non riconosce. In realtà quelle parole entrano nella formazione dell'immagine, non tanto come riconosciute come parole chiave che l'intelligenza artificiale riconosce e sa che cosa vogliono dire, ma entrano perché entrano nella parte di generazione del rumore, perché comunque concorrono per la generazione dei token che poi dopo portano alla creazione dell'immagine caotica. Quindi anche le parole che non conosce, che non capisce, alla fine in qualche contributo alla generazione dell'immagine lo danno, sia pure in modo assolutamente indiretto.